È una sala stracolma, quella del ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola, che nel tardo pomeriggio di oggi ha ospitato la presentazione del futuro nuovo ospedale del capoluogo della Valdarda. È il destino di ogni ospedale, se vuole sopravvivere a lungo, quello di avere una funzione che va oltre la comunità che serve, e quindi qui sono state fatte delle scelte particolari. Ospiterà anche cittadini non soltanto di questo distretto ma anche di altri distretti e anche sicuramente di altre province. Sembra una buona scelta, non capisco gli striscioni, perché è vero che ci sono stati ritardi, ma purtroppo quando si trova quello che c'è sottoterra si impara solo dopo. Oggi è una bella giornata perché si viene presentato il nuovo ospedale, i lavori sono partiti e sospettiamo che finiscano nei tempi che sono stati programmati, che sono 20 mesi dalla ripartenza, quindi da oggi. Una risposta dell'azienda sanitaria e della regione alle tante domande e anche lamentele dei cittadini negli ultimi mesi. La risposta che possiamo dare ai cittadini è che un ospedale d'eccellenza come quello che si insedierà a Fiorenzuola darà risposte anche a tutti i cittadini della Valdarda, perché con l'insediamento di un polo riabilitativo avremo ambulatori altamente specialistici a servizio di tutti i cittadini, ambulatori di cardiologia, urologia, neurologia, ortopedia, che a servizio dei cittadini consentiranno l'accesso più immediato alle cure. Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo ospedale? Allora, un ospedale che unirà al potenziamento dell'area che si rivolge ai maggior bisogni della popolazione, quindi l'area internistica, la specialistica, cardiologica, neurologica, la creazione di un polo specializzato sulla riabilitazione. Quindi a Fiorenzuola, negli 80 letti del blocco B, costruiremo e realizzeremo il più importante, a questo punto è anche unico, ospedale riabilitativo dell'Emilia, intendendo per l'Emilia da Modena a questa parte. La risposta più concreta di tutte è il cantiere che finalmente è ripartito, che nei prossimi, entro agosto 2019, vedrà la fine finalmente della realizzazione del blocco B.